il corso dedicato alla preistoria della Sardegna, preistoria e protostoria, farò adesso un ciclo di 3 incontri dedicati a un fenomeno che si è sviluppato a partire dall'11 secolo a.C. e poi nel 10 è esploso, cioè da una sorta di cambio gestionale della società nuragica. Vedremo che si smette di costruire i nuraghi, nascono i bronzetti, nascono le navicelle bronze, le statue di Monteprano, abbiamo i primi segni di scrittura, quindi tutta una serie di fenomeni che andremo ad analizzare abbastanza dettagliatamente. Anche qui non corriamo, è inutile correre perché sono tutte vicende abbastanza complesse e quindi, anche se la teologia cerca di renderla facile con queste lezioni divulgative, bisogna pur sempre mantenersi nei canoni della scientificità e quindi bisogna approfondire alcuni nodi cruciali. In queste 3 lezioni parleremo prima della civiltà nuragica come costruzione di nuraghi, evoluzione dei nuraghi, i nuraghi quelli a torus, quelli alti, i nuraghi verticali, perché i nuraghi a corridoio li abbiamo già visti. Quindi dai nuraghi a torus si passa all'urbanizzazione delle città, cioè si inizia a costruire vicino alle città. Scusate, costruire delle piccole città vicino al nuraghi. In Sardegna sono censiti 3.500 villaggi, alcuni dei quali senza nuraghe. Sono censiti circa 8.000 nuraghi, alcuni dei quali senza villaggio, ovviamente. Quindi vedremo oggi questa fase sui nuraghi, poi vedremo i pozzi sacri, cercando di capire il perché della proliferazione di queste strutture molto preziose, perché ovviamente non c'è villaggio se non c'è una fonte d'acqua o la possibilità comunque di immagazzinare continuativamente la risorsa idrica. E dopo questo ciclo di 3 lezioni ne faremo 3 dedicati invece ai bronzetti. Quindi facciamo 3 più 3. Allora, iniziamo proprio dai nuraghi. Ci eravamo lasciati, prima delle vicende del Vicino Oriente, parlando di queste grandi strutture che vengono trasformate intorno al XV secolo a.C. da luoghi nei quali è difficile vivere all'interno, perché le masse murarie sono molto più imponenti rispetto alle piccole superfici che si possono ottenere all'interno, quindi non sono vivibili. Ed erano appunto i muraghi a corridoio. Intorno al XV secolo a.C. si inizia una nuova modalità, una nuova fase edificatoria, cercando di privilegiare gli spazi interni e quindi rendendo fruibili alcuni locali all'interno di queste grandissime strutture. I nuraghi, tecnicamente, li conosciamo come nuraghi a torre singola, che prevalentemente troviamo nei luoghi dove bisogna avvistare qualcosa, quindi lungo le coste, vicino ai fiumi, vicino alle vallate, per controllare un pochettino il territorio. Poi ci sono i nuraghi con torri aggiunte, e a seconda del numero delle torri si chiamano trilobatti, quadrilobatti, pentalobatti, cioè il lobo è come il lobo dell'orecchio. Ogni lobo è una torre aggiunta. Ad esempio, il nuraghe di Palumini è un quadrilobato, cioè ha 4 torri intorno a quella centrale, che viene chiamata mastio. Ovviamente, quando si passa alla fase del polilobato, bisogna stare attenti che le finestre per la visione verso l'esterno devono superare le torri che vengono costruite. Quindi, se vengono aggiunte delle torri in un secondo momento,
non è sufficiente fare semplicemente la costruzione, ma bisogna anche modificare il mastio centrale per adeguarlo al nuovo tipo di struttura. Iniziamo con questo maestoso nuraghe che si trova in territorio di Bellevue, nuraghe Nobles. Come potete vedere, la struttura è abbastanza classica rispetto ai nuraghe che troviamo, ma si nota ancora il fatto che siamo di fronte a un ambiente molto imponente, un nuraghe massiccio, non è un nuraghe slanciato. Le pietre vengono posizionate a secco, ma dovete pensare che all'interno del nuraghe la vita era abbastanza comoda, nel senso che provvedevano con pelli, sughero, legno, tutto ciò che era possibile reperire nel territorio per coibentare sia il pavimento sia le pareti. E poi l'imponente massa muraria faceva da filtro comunque alle intemperie, quindi sono abbastanza temperate. Se siete entrati dentro i nuraghi, ancora oggi sono abbastanza comodi, confortevoli a livello di temperatura. Chiaramente a livello di abitazione siamo abituati a ben altro. Quindi si passa ad ambienti ben utilizzabili all'interno di grandi masse murarie. Non parliamo ancora di funzione, la funzione dovremmo dedurla alla fine. Prima andiamo ad analizzare le strutture. Le porte, gli ingressi, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, iniziano ad avere l'architrave con una finestrella sovrastante e la forma non è più dolmenica, ma si tende all'ogiva. Quindi siamo già nella seconda fase edificatoria. I nuraghi principali, prego. Come mai lo colloca nel territorio di Bellevue, questo nuraghe? Meana Sala. Meana? Stesso nome, anche a meno 7 si chiama Nolza. Quindi questo è il Nolza di Meana? Sì. Perfetto, grazie, provvederò a sostituirlo. Quindi c'è anche a Bellevue. C'è solo questo. Perfetto. Solo che il territorio di Meana. Molto bene. I meanesi sono molto. Allora provvederò anche a. Solo di Meana. Molto bene, provvederemo anche a segnalare alla fonte dalla quale ho preso. Provvederò a segnalare la fonte dalla quale ho preso la notizia che bisogna fare una modifica. Questo è a Torralba. Il Santo Antine è un nuraghe molto grande, presenta una struttura interessante perché i corridoi formano un anello che si può percorrere completamente. Sono corridoi molto grandi, li ho illustrati quando vi ho fatto vedere il confronto con i corridoi di Tirinto e i corridoi di Hattusha. Una delle particolarità di questo nuraghe è il fatto che sono ancora presenti dei corridoi al secondo piano, cioè praticamente corridoi che univano un po' se il mouse, eccolo qua, vedete, questo è un corridoio, cioè univa le due ali con un corridoio abbastanza ampio. Se andate a visitarlo vi rendete conto della grandezza. Qualcuno ipotizza che si potesse passare anche di corsa senza rischiare di sfondarsi la testa, come capita invece in alcuni corridoi abbastanza angusti. Quindi già vedete l'imponenza dei nuraghi. Qui siamo in un territorio pianeggiante, quindi questo nuraghe ha certamente una funzione diversa da quelli che trovate abbarbicati sui monti, che possono servire appunto per il controllo del territorio. Questo è un luogo facilmente accessibile e vicinissimo alla 131, quindi la strada dell'arteria principale della Sardegna, quindi si trova sicuramente in qualche via di passaggio facilmente attraversabile dalle comunità che ruotano intorno.
La mia ipotesi è che questo nuraghe potesse essere dedicato anche allo svolgimento di mercati, quindi un punto di incontro di comunità diverse che devono scambiare. Laddove ci sono gli scambi e i mercati, c'è sempre la presenza di una divinità, la divinità garante degli scambi. Quindi alcuni locali di questi maestosi nuraghi potevano essere sicuramente preparati, allestiti per svolgere dei riti. Ciò non significa che il nuraghe sia un tempio, non ho detto questo. Così come è evidente che non si tratta di una fortezza, perché è facilmente espugnabile, è in aperta campagna. Si tratta proprio di un nuraghe con più funzioni e non poche. Quindi luogo civile, luogo di culto, luogo di mercato, ma anche luogo di rappresentanza. Le comunità che si avvicinavano nella zona dovevano capire di avere a che fare con genti molto importanti. Adesso iniziamo un po' con le difficoltà. Vi ho detto prima che alcuni nuraghi, anzi quasi tutti i nuraghi, presentano delle torri aggiunte. Sono rarissimi i grandi nuraghi costruiti già grandi, pensati con un progetto già grande. Generalmente si inizia con una torre e poi si aggiungono le altre. È l'esempio del Palmavera di Alghero. Qui vi ho segnato tre lettere A, B, C, in modo che possiate individuare meglio, diciamo, le vicende costruttive. La torre A è la più antica, quella diciamo del 1400 avanti Cristo, decina d'anni in più o in meno. Siamo sulla costa di Alghero, è la strada che porta a Capocaccia. Palmavera vi suggerisco di andare a visitarlo perché è un nuraghe bellissimo, e anche le guide sono molto brave. La torre A è edificata nel XV secolo avanti Cristo. Probabilmente partecipano ai commerci perché sono vicini all'approdo e quindi si arricchiscono, cioè hanno la possibilità chiaramente di commerciare. Laddove ci sono gli approdi, sappiamo benissimo, ormai l'abbiamo imparato a lezione, laddove ci sono gli approdi c'è sempre ricchezza, c'è scambio di merce, ci sono scambi di tecnologie e così via. Vive vicende abbastanza pacifiche, non abbiamo segni di guerra in questo nuraghe, e intorno al X secolo a.C. viene edificata la torre B. Quindi non è un nuraghe con due torri, noi oggi lo vediamo così, però dovete proprio pensare a 400 anni che separano la costruzione della seconda torre dalla prima. Quindi una nuova esigenza, una nuova funzione, una trasformazione della destinazione d'uso. Nel X secolo nascono anche delle capanne intorno, in tutti i nuraghi della Sardegna, nei principali, quelli laddove le comunità erano, cioè amavano riunirsi in piccoli villaggi. È la fase nella quale viene abbattuto il muro, l'antemurale che protegge le due torri, e sull'abbattimento viene costruita la capanna C, che è questa. Quindi vi sto anticipando cosa andrò a dirvi in queste tre lezioni. Oggi, martedì prossimo e l'altro ancora, parleremo di questi 400 anni che portano dall'edificazione dei primi delle prime torri a tolos alte, le prime torri verticali, fino al disarmo delle torri, non vengono più utilizzati i nuraghi, e vengono costruite queste grandi capanne, spesso proprio con le pietre che cadono giù dai nuraghi, sono pietre già pronte. Quindi si smette di usare i nuraghi per una funzione e si costruiscono delle capanne molto grandi che non sono
abitazioni hanno un'altra funzione. Si chiamano capanne delle riunioni o delle assemblee. Faremo l'ultima lezione, la terza di questo ciclo di lezioni, esclusivamente dedicata proprio a queste capanne, che hanno delle caratteristiche particolari. Sappiamo che siamo ancora in epoca nuragica, perché al centro di queste capanne svetta come totem, cioè l'ombrello protettivo della comunità, è un piccolo murale, come quelli che sono stati trovati ad esempio a Monte Prama. Qui siamo a Baruni, questo è ciò che potete vedere adesso quando andate a visitare il sito. C'è una torre centrale, guardate, l'ho segnato su, la torre centrale, il mastio, che viene costruito nel XV secolo avanti Cristo. Quindi guardate come si ripetono le date. Le torri intorno, perché questo è un quadrilobato, quattro torri costruite intorno, sono del XIII secolo avanti Cristo. Quindi si è sentita l'esigenza, un paio di secoli dopo la costruzione della prima torre, quella principale, di rifasciare il bastione e costruire delle torri aggiuntive. Nel X secolo avanti Cristo vengono costruite altre strutture, tutte intorno a Nuraghe. La situazione esatta è stata studiata dagli archeologi che hanno scavato, vedete, questa foto forse l'ho già fatto vedere a lezione, in azzurro è segnata il mastio del XV secolo, in giallo tutto il lavoro di ristrutturazione del XII, quindi il rifascio del bastione e l'aggiunta di torri esterne, oltre delle capanne. In rosso ci sono le quattro torri principali e il bastione che unisce le torri. E poi nel X secolo avanti Cristo il villaggio, con un piano urbanistico molto importante. Molto importante perché è un'impronta, nasce in Sardegna. È molto forte quello che sto dicendo. Questa tipologia di urbanistica nasce da noi. Fino a poco tempo fa pensavamo di averla importata. Invece gli studi che ha fatto per esempio il professor Renderi a Sant'Imbegna, quindi vicino ad Alghero, mostrano delle fasi costruttive che ribaltano la situazione. Cioè troviamo l'urbanizzazione in Sardegna che precede quella al di fuori della Sardegna. Arzachena, torre centrale, XV secolo avanti Cristo, villaggio, X secolo avanti Cristo. Quindi il X secolo avanti Cristo è importante per un cambio di strategia. Decidono di costruire i villaggi intorno ai nuraghi e di non costruire più nuraghi. Queste immagini vi fanno vedere gli ingressi e i corridoi, così come si sviluppano gli ingressi tronco-ogivali con l'architrave e la finestrella, quindi si tende all'ogiva. Allo stesso modo anche i corridoi interni dei nuraghi seguono la stessa conformazione. Guardate che anche nelle tombe di giganti è avvenuta la stessa cosa allo stesso tempo, contemporaneamente, cioè dal corridoio rettangolare, quindi di derivazione del dolmen, corridoio dolmenico, si passa a strutture che vanno verso l'ogiva, quindi non c'è più la pietra piatta a coprire il corridoio, ma si riesce a chiudere il corridoio funerario semplicemente avvicinando, dando un po' di aggetto alle pietre fino a farle congiungere. Altre foto che forse ho già fatto vedere, c'è i nuraghi più importanti, vedete, nuraghi all'osa, trilobato, quindi mastio centrale, vengono poi edificate le tre torri laterali e viene rifasciato completamente. Non sono solo grandi, non c'era l'esigenza di costruire in fretta, sono fatti bene. C'era l'esigenza di mostrare ricchezza, di ostentare potenza,
In altri casi invece troviamo torri costruite molto rapidamente, oppure mura portate su molto rapidamente, cioè prendevano il materiale che c'era a portata di mano e si proteggevano da qualcosa. Quindi, pur essendo una società pacifica, dedita ai mercati, quindi pensate a artigiani, allevatori, agricoltori che scambiano fra di loro, ogni tanto c'è qualcuno che compie delle marachelle e bisogna proteggersi. Ma non è una società bellicosa, non è una società guerriera, sono episodi, chiaramente lasciano le tracce. La pace lascia le tracce nell'arte. La guerra lascia le tracce nell'architettura, quindi noi vediamo delle architetture edificate e poi lasciate lì. Quando perdono la loro funzione possono essere o smantellate oppure si cambia la destinazione d'uso. Fino a qualche decennio fa si proponeva l'utilizzo solo come fortezze. Chiaramente gli studi erano ancora, diciamo, non completi, ancora oggi c'è molto da studiare. Però affermare che tutti i muragli erano una sorta di castello medievale con le guarnigioni di guerrieri, con gli arcieri, i frombolieri che lanciavano i sassi dalle mura è ormai superata, anche se ancora viene proposta. Fra gli archeologi si è introdotta una nuova idea dei nuraghi, che è quella che oggi adottiamo, che li vede polifunzionali, cioè secondo il territorio, la comunità e l'epoca, si decideva di costruirli per una funzione o per un'altra. E man mano che le funzioni, man mano che la comunità aveva nuove esigenze, veniva modificata la destinazione d'uso. Quindi un uraghe che magari è nato come torre di avvistamento per un golfo, per una baia, può diventare l'abitazione stagionale di un allevatore o può essere utilizzata durante la Seconda Guerra Mondiale come fortino e contraerea. Ci siamo? Dovete pensare, questo lo dico sempre, anche gli anni scorsi lo dicevo a lezione, così come oggi quest'aula è costruita con dei blocchetti, ma con gli stessi blocchetti noi costruiamo anche le chiese, costruiamo le scuole, le case, gli ovili e gli ospedali, allo stesso modo utilizzavano all'epoca le pietre per costruire ciò che serviva. E venivano fatte le ristrutturazioni, quindi la destinazione d'uso non è mai fissa, cambia secondo le esigenze della comunità. Qui siamo a San Verovilis, muraglia che attualmente è in corso di scavo da parte del dottor Stiglitz, Alfonso Stiglitz, un muraglia gigantesco. Nato è ancora da scavare, non sono, ne hanno scavato solo il 10%. Cabras, vabbè, vi spiego perché c'è scritto Cabras. Questo è il nuraghe che probabilmente fungeva da sede amministrativa dei potentati nuragici quando sono state realizzate le statue di Monteprama, che sono a Cabras. Quando faremo la lezione di Monteprama sarò più preciso. Dovete pensare al Golfo Juristano come zona di approdo, quindi i porti erano lì, il nucleo dei lavoratori era quello, però l'amministrazione era fatta dal grande nuraghe che si trova proprio a San Verovilis, che è questo. E c'è una strada che collega questo nuraghe a Tarros, che aggira gli stagni Mistra, per esempio. Lungo la strada, a metà strada circa, c'è la necropoli di Monteprama. Quindi chi passava dai porti a questo nuraghe transitava per Monteprama. Quindi probabilmente questa diapositiva l'ho estrapolata
dalla lezione che vi farò su Montebrano, quindi la rivedremo. Quindi qui non è un errore, è voluto il, diciamo, l'indicazione. Allora, vi ho detto, circa il 10% è stato scavato, centinaia di migliaia di pezzi sono stati tirati fuori, perché tutto intorno a questo nuraghe gli agricoltori hanno sterrato, hanno preparato i terreni e tutto il materiale veniva buttato dentro il nuraghe, cioè era una discarica di materiale scartato dagli agricoltori. Tanto che si è pensato che fosse, ricordate la teoria di Frau dello tsunami che aveva ricoperto? Questo era, è stato preso per uno di questi nuraghi. In realtà non ci fu nessuno tsunami, è stato dimostrato che ci sono delle piccole onde, possono arrivare a 5, 6 metri, 7 metri, ma non sono in grado di fare ciò che ha detto Frau. Quindi la teoria dello tsunami che ha cancellato la civiltà nuragica è stata scartata. Fatto sta che la difficoltà dello scavo di questo nuraghe sta nel fatto che è tutto fuori contesto, tutti i reperti provengono dalla discarica e quindi vengono presi, chissà questo di che anno è, chissà chi l'ha messo qua, chissà dove era. Però sotto questo nuraghe, quindi ci sarà da scavare per molti, molti, molti anni, sotto questo nuraghe c'è anzitutto un mastio che ancora non è stato individuato. Poi ci sono quattro torri intorno al mastio, quindi come barumini, però più grande. Di queste quattro torri ne è stata individuata solo una, la torre A, vedete? Gli altri non ci sono ancora. È già il Liu lo scavò questo nuraghe, le fondamenta le ha provate su di Liu. Pensate quanto c'è ancora da lavorare. Come potete vedere, l'antemurale è formato da una serie di torri che da una parte sono interrotte da una strada. Praticamente per realizzare questa strada hanno demolito una torre e ci sono passati sopra. Però sono stati i romani, non sono stati gli amministratori locali. Quindi per riportare alla sua forma originaria questa struttura, bisognerebbe smontare quella strada e continuare a scavare. Ok, su ranchi. Anche qui, mastio del 14, torri aggiunte del 13, antemurale del 12, attualmente in fase di scavo. Nuraghe a Rullium di orrori. Questo nuraghe, secondo me, è lo specchio della civiltà nuragica, perché è stato indagato bene, l'hanno scavato archeologi molto preparati, hanno portato fuori i materiali dicendo le cose giuste sui materiali, sono stati scavi scientifici, non si sono limitati ad analizzare il nuraghe, ma hanno analizzato tutto il territorio circostante. Fra questi c'è un ex professore vostro, Perra, Mauro Perra. E hanno raccontato la storia del sito. Allora, anzitutto hanno scoperto che quando è stato preparato il bancone roccioso per accogliere la struttura, questo è stato costruito già grande, è stato pensato così. Alto quasi 30 metri, 27 metri l'alto, la torre centrale, a tre piani. Allora, anzitutto, nello strato di costruzione, quindi parliamo del 1400 a.C. circa, è stato analizzato il territorio circostante e hanno scoperto che ha subito un disboscamento. Hanno analizzato la fauna e la flora trovata e hanno scoperto ad esempio che nella fase di preparazione del terreno la superficie era coperta per l'80% di boschi, querce.
e altre piante, prevalentemente querce. E c'erano grandi animali, quindi bovini. Fanno la preparazione, quindi disboscano, iniziano a insediarsi come comunità e iniziano a sfruttare il terreno circostante. Continuando ad abbattere alberi, la vegetazione già nel XIII secolo a.C. si è ridotta al 20%. Quindi hanno tagliato tutto. E gli animali non sono più grandi, ci sono ovi caprini. Quindi si è fatto un cambio di economia fino ad arrivare al XII secolo in cui l'economia è totalmente agropastorale. Quindi primo dato che è stato trovato. Secondo dato, assenza di guerra. Cioè, hanno trovato tutto ciò che poteva servire per la vita quotidiana, compresi i laboratori per la spremitura delle olive, delle grandi anfore nelle quali poteva essere conservate le granaglie. Fra queste, attraverso lo studio di queste anfore, hanno scoperto che potevano essere immagazzinati circa 150 quintali di granaglie per ogni stagione. Calcolando che all'epoca la possibilità di ottenere dei semi era di 5 a 1, cioè da ogni seme nascevano 5 semi, oggi siamo a centinaia. Siamo riusciti con l'agricoltura intensiva a ottenere maggiori risultati. Praticamente attraverso gli studi che hanno fatto, hanno valutato che un seme veniva conservato per la stagione successiva e quattro potevano essere scambiati o consumati. E c'era il quantitativo sufficiente per alimentare una popolazione di circa 250 individui. All'interno del nuraghe sono stati trovati dei silos, forse nella diapositiva successiva, aspettate, sì. Vedete, questo è indicato dalla freccia, e queste sono le anfore, però queste anfore provengono, sono quelle del nuraghe a Villanova Forru, cioè Genna Maria, ha la stessa tipologia di anfore di queste della Rubio di Orrori, quindi probabilmente era una comunità agropastorale che seguiva le stesse procedure. Dentro questo silos hanno calcolato la capienza perché hanno capito che lì venivano conservate le derrate alimentari. E non ce n'è solo uno, ce n'è un altro di questi silos che da qui non vedo, dalla parte opposta, che non è ancora stato aperto, non si sa cosa c'è dentro, è ancora in fase di scavo. Quindi le derrate alimentari trovate sufficienti per una popolazione di 200 individui circa, nel caso nell'altro silos dovessero trovare gli archeologi la stessa tipologia di conservazione dell'altra, raddoppierebbe la popolazione, perché hanno il doppio delle risorse alimentari. No, abitavano a Orrori. Questo era un mercato, era un luogo proprio di vita artigianale. Allora, continuiamo l'esame del nuraghe a Rubio. Anzitutto vi ho detto gigantesco. La torre centrale a tre piani raggiungeva, secondo i calcoli, circa 27 metri. Hanno calcolato l'altezza perché sono riusciti a ricostruire un anello di pietre che si trovava nelle parti alte, e pensate che c'erano i fori per le grappe di piombo, praticamente era incernierato per non farlo crollare, quindi una comunità ricchissima che aveva fatto un progetto molto complesso. Questo progetto prevedeva anche un sistema idraulico, quindi siamo nel XV secolo a.C., i nuragici spianano una roccia basaltica e per evitare che il nuraghe si allaghi realizzano delle canalette che passano sotto la struttura e portano l'acqua nel pozzo.
E nel pozzo ci sono una sorta di valvola di troppo pieno che quando l'acqua è troppo alta la scarica fuori dal murale. Infatti se andate a visitarlo vi inzuppate i piedi sicuramente prima di entrare. Dentro è sempre asciutto, però all'esterno è sempre, ha sempre uno strato d'acqua. Quindi sistema ingegneristico sofisticato, proprio perché è stato pensato grande. Qui sono arrivati i più grandi architetti che hanno progettato e fatto realizzare il sito. Nello strato del XIV secolo è stato fatto il piano di calpestio della torre centrale. Quindi pensate il mastio col piano di calpestio. Sotto il piano di calpestio, che è, aspettate qua, questo, lo vedete questo okay, lì passavano sopra. Il pavimento era quello. Facendo lo scavo, sono andati sotto il pavimento e hanno trovato un'anfora, un alabastro miceneo. Un'anfora della tipologia di quelle che contengono delle sostanze, degli unguenti, sostanze oleose, vasi che vengono utilizzati per i riti di fondazione. E infatti, sotto le altre torri costruite, è stato fatto un vero e proprio rito di fondazione, rompendo un altro di questi vasi e distribuendo i cocci in tutte e quattro le torri. Tutti e cinque, scusate, le torri. Adesso non ricordo se sono tutti e cinque o in qualcuna di queste, però è stato fatto proprio un vero e proprio rito di fondazione prima dell'edificazione. E vi ho parlato di un alabastro miceneo. Adesso qui si aprono diverse prospettive. La prospettiva che conosciamo è quella che i miceni sono arrivati dopo essersi stabiliti insieme alle popolazioni locali lungo la costa per i commerci, ad esempio San Rocco, Lunari Antigori, dove si è trovata molta ceramica micenea. Hanno iniziato i viaggi verso l'interno e si sono imbattuti in popolazioni probabilmente molto ricche con le quali hanno interagito. Hanno interagito e insieme hanno deciso di costruire queste strutture. Quindi siamo nel... un docente dice l'anno esatto, 1330 a.C., una data ben precisa. Pare che dal 1330 a.C. i sardi abbiano iniziato a costruire con le torri perfettamente circolari, chiuse a tolos. Secondo la tradizione sono stati i micenei, in particolare sono stati i greci con Dedalo, arrivato qua in Sardegna, e ha insegnato ai sardi a costruire i nuraghi. Però quel testo letterario è un mito. È molto probabile invece che i micenei e i sardi si conoscessero per i viaggi nel Mediterraneo. Quindi siamo nel 1330, vi ricordate che io vi ho fatto vedere la nave di Uluburu, che è di quel periodo, quindi le frequentazioni in quel periodo c'erano, con i lingotti oxide, eccetera, eccetera. Quindi, oltre alle merci, viaggiava la tecnologia. Ed ecco qua la tecnologia sardo-micenea che si mette all'opera per realizzare questo murale. Questa è, escluse le piramidi, la struttura più grande di tutto il bacino mediterraneo, orientale e occidentale, fino a 200 anni fa. Non c'è niente di più grande. Le torri che sono state costruite dopo, Torre Eiffel, più alte, eccetera, eccetera, fino a 200 anni fa, questi erano gli edifici più grandi, a parte le piramidi. Greci, sardi, insieme. Allora, dell'alabastro non ve l'ho detto. Andiamo avanti.
Quindi, guardate qua, notate qualcosa? L'avevate visto? È una persona, quella. Pensate quanto è grande il muraglia. Questa è stata fatta, questa foto, appositamente per mostrare la grandezza di questo edificio. Ci siete? Ok, andiamo. Questa è una ipotetica ricostruzione del muraglia di Orrori, il muraglia Rubio, che mostra come doveva presentarsi alle persone che arrivano nei dintorni. Chiaramente è un'ipotesi fantasiosa, però dà un po' l'idea. Sicuramente non c'erano tanti boschi nelle vicinanze, si svolgevano i mercati, si svolgevano gli scambi, quindi sicuramente non avevano già tagliato tutto, però dà un po' l'idea. Io non sono d'accordo nell'ultima parte del nuraghe, cioè la sommità, perché non abbiamo trovato neanche un nuraghe integro, quindi ignoriamo totalmente di come potesse essere fatta la sommità. Secondo alcuni c'era un ballatoio in legno, secondo altri era in pietra. Gli unici esempi concreti che possiamo avere sono leggermente successivi, ce li abbiamo nei bronzetti e nelle statue di Monte Clamo, che però sono del XIX e VIII secolo a.C. Quindi attraverso i bronzi e quei nuraghi che abbiamo trovato al centro delle capanne delle riunioni, abbiamo un'idea abbastanza concreta di come potevano essere fatti. Quindi chi costruì i bronzetti poteva ancora vedere qualche nuraghe integro. Sono crollati nel tempo. Quella è la cisterna, le pietre sono poste, ci sono delle torri che hanno delle pietre infisse verticalmente, posizionate verticalmente, in modo da consentire l'ingresso di aria e luce. C'è una stanza, una torre, viene chiamata la torre delle donne, la torre della cucina. Praticamente hanno trovato tutto ciò che serviva per attrezzare una cucina, per preparare da mangiare. Qui siamo su un promontorio, c'è una scarpata vicino, e Osini, servissi, aiutatemi. Da buon Montalbano, sicuro sono. Okay. Quindi, servissi Osini, questo nuraghe è abbarbicato sui monti. Questo non può essere un mercato, perché il mercato deve essere facilmente raggiungibile. Questo si presta a una funzione difensiva, è una vera e propria fortezza, ma non può resistere da sola. Doveva essere legata, come abbiamo visto col sistema Onnis, a un sistema di nuraghi che interveniva in alleanza. Quindi può darsi che qui ci fosse qualche bene prezioso, magari qua andavano in capi tribù per commerciare i metalli. Non c'era il commercio del bestiame, non c'era bisogno di grandi spazi, c'era bisogno di un sito particolarmente facile da difendere. Allora l'hanno messo su una scarpata, protetto da alte mura poderose, e anche questo segue la stessa cronologia degli altri, cioè torre centrale costruita nel 1400 a.C., poi si aggiungono le torri, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo visto possibile mercato, possibile fortezza. Nuraghe Suni, in Planargia, qui non ho scritto il comune, così non mi fregate. Allora, questo nuraghe che potrebbe essere un tempio. La sua forma, il suo posizionamento e le sue caratteristiche. È un nuraghe ottenuto con conci, quindi con sassi, tutti ben preparati. Vedete com'è ordinato, bello, una bellissima superficie. Ecco, quindi, stesso periodo, possiamo avere delle strutture che si prestano tranquillamente a essere dei templi.
Non sarò certo io a dire che i nuraghi non erano templi come non erano fortezze, potevano essere l'uno e l'altro e potevano cambiare funzione. Quindi un'altra possibilità. Dopo l'integrazione con i miceneni, quindi iniziamo ad arrivare dentro il XIII secolo, quando lì si combattevano le guerre che abbiamo visto, in Sardegna regnava la pace, loro cercavano i pozzi, si dedicavano alle opere murarie e i nuraghi hanno avuto un'ulteriore evoluzione, sono diventati bellissimi, praticamente non si costruiva più un nuraghe se non per dimostrare di essere dei fenomeni. E qui c'erano proprio gli architetti più bravi, vedete? Gli ingressi perfettamente ogivali, i conci posizionati in maniera ordinata a filari, vedete, questo è l'interno. Qui siamo a Suelli, il nuraghe che si vede tra Suelli e Mandas, mentre andate sulla sinistra, una collinetta, sembra un nuraghe piccolo piccolo, abbandonato. È un nuraghe gigante, se entrate dentro è gigantesco. Dovremmo sensibilizzare il sindaco di Suelli. Questo è un nuraghe dove mi piacerebbe fare un'escursione. Bisogna però convincere l'amministrazione locale, perché è in semi-abbandono, è sempre pieno di piante, un po' pericoloso. Vediamo se ci riusciamo. Vedete gli ingressi tronco ogivali che tuttavia mantengono un ordine con quell'architrave perfetto, vedete un concio isodomo messo come architrave. Prima vi ho detto, alcuni nuraghi possono essere dei templi. Allora, ci sono dei siti nei quali delle chiese sono state costruite sopra i rudini dei nuraghi, oppure vicino. Questo è il caso di Santa Sabina, dove abbiamo proprio la chiesa costruita vicinissima al nuraghe. Non possiamo certo escludere che la cristianità volle sostituirsi ai riti pagani che venivano svolti. Magari non sono riusciti subito a estirparli, allora li hanno affiancati. Io non so come sono andate le vicende, però è curioso sapere che molti nuraghi hanno un nome di un santo, Santa Vittoria, Santa Sabina, eccetera. Santo Antine, bravo. Questo è un bel corso, eh? Siete ben preparati, mi fa piacere. X secolo avanti Cristo, qui ci sono degli accadimenti che ci sfuggono. Se non fosse che abbiamo trovato i bronzetti, le statue di Montepramo, le navicelle, le capanne delle riunioni con i nuraghi, eccetera, eccetera, direi che è arrivata una popolazione, ha cancellato i nuragici e si è sostituita. Ma così non è stato, perché i dati archeologici ci dicono che i nuragici c'erano ed erano nel momento della massima fioritura della loro civiltà. Fatto sta che nel X secolo smettono di costruire i nuraghi, non servono più. Non hanno più la loro funzione, qualunque essa fosse, deterrente verso i nemici, oppure non sappiamo. Inizia una fase dove la frequentazione con popolazioni che arrivano dal Mediterraneo per i commerci, levantini, cioè fenici, oppure occidentali dalla penisola iberica, ma anche africani o europei, frequentano la Sardegna e nasce l'esigenza di realizzare degli spazi per ospitare queste genti. È il momento in cui la proprietà privata, le capanne, vengono abbattute per far posto a delle piazze. E in queste piazze si svolgono i mercati. E sono sempre delle piazze dentro le quali si può accedere sotto strettissima sorveglianza. Lo vedremo quando vi illustrerò il sito di Sant'Imbenia. Praticamente, se tu volevi commerciare, dovevi passare in un certo punto. Si accedeva solo da lì, sorvegliatissimo probabilmente. Pensate a un rappresentante di gioielli. Arriva lì, sarebbe troppo facile aggredirlo e portargli via tutto. Invece era tutelato. Ecco, nasce l'esigenza di tutelare i commercianti.
e quindi si sviluppa un nuovo piano urbanistico. Si creano quelle grandi capanne che vedremo nelle prossime lezioni, proprio per ospitare i rappresentanti delle comunità che dovevano decidere cosa fare. E alcuni nuraghi, quelli che si sono mantenuti meglio, perché è costosissimo mantenere un nuraghe, vengono trasformati in luoghi di culto. Finalmente abbiamo la certezza, cioè troviamo all'interno delle torri degli arredi sacri, arredi liturgici, degli altari. Prima non c'erano. Questa immagine memorizzatela perché la rivedremo. Vedete? C'è un piazzale, qui siamo a Santa Vittoria di Serri. Questo viene considerato una casa. In realtà, come potete notare, si può entrare solo attraverso due ingressi e ogni camera si affaccia verso l'ingresso. Il problema è che all'interno della piazza si affaccia anche, ad esempio, questa capanna all'interno della quale sono stati trovati materiali particolarmente importanti per la comunità, cioè non era una stanza normale, probabilmente si scambiavano i bronzetti lì, oppure si facevano dei riti propiziatori per gli scambi. Spesso in queste zone vengono trovati dei tesoretti, cioè sotto il piano di calpestio si scava, si trovano delle anfore piene di panelle di rame, oppure qualche ascia che è come se fosse una banconota, quindi delle casseforti della comunità. La stessa cosa viene fatta in tanti altri siti. Abbiamo ancora qualche minuto? Sì. Ok. Ecco, vi ho detto, qualcuno di questi viene trasformato in tempio. Ad esempio, il professor Ugas scava il nuraghe di Villa Nova Franca su un mulino e in una delle torri, dentro, trova questo. Vi ho fatto due foto per vedere meglio. È l'unione di una vasca, quindi ritto con l'acqua, e di un altare, ritto col fuoco. Fuoco e acqua che vengono fusi in un unico elemento, i due opposti. E abbiamo in questo altare un simbolo particolare, lo vedete? Che cosa è quella? Brava, una mezzaluna, una luna crescente. Vedete il simbolo lì? È risparmiato nella roccia, quello piccolo piccolo. Significa che i riti venivano fatti anche sotto la tutela della luna a barchetta, la luna crescente. I simboli l'abbiamo già visto, la luna crescente, rinascita, la luna crescente, dea madre, luna di prosperità. Quindi l'acqua, il fuoco e la luna, oltre il sole, che è la divinità principale, sono sempre presenti nella civiltà. Non è una civiltà che cambia, sono sempre loro che trasformano i loro simboli. Sono state trovate delle spade conficcate in questa vasca, come a Sutempi Esu, a Orune, nella cuspide del pozzo, sono state trovate le spade. La spada nella roccia. Ma sarà nata in Sardegna. Quelle pietre lì sopra, cosa? Allora, quelle pietre. Aspetta, torno indietro. Quelle pietre sopra quella specie d'altare sono una frana o. No, sono state lasciate per dimostrare che sono nello strato dell'età del ferro. Praticamente quando si fa uno scavo, si lasciano i testimoni di scavo. Se avessero tolto tutto, sarebbe stato possibile vedere un altare posizionato lì. Invece è stato trovato lì, sepolto dagli strati superiori, quindi praticamente nello strato del VIII secolo a.C. è stato trovato questo altare. Lo stesso altare, quindi vasca con annesso edificio a forma di muraghe, è stato trovato a Sorradile, quindi non è un unicum.
Ce ne sono anche altri. Non ho capito, ma allora l'età del ferro erano sopra quelle pietre lì in cima? Cioè, l'età del ferro è quella dell'altare, il primo ferro. Sopra ci sono lo strato romano, lo strato bizantino, lo strato di oggi. Sotto c'è lo strato del X secolo, XI, XII, man mano che si va in profondità, in linea generale questo, si scende indietro nel tempo, man mano che si sale ci si avvicina a noi. Quindi quello è lo strato che ha sigillato l'altare e siamo nell'VIII secolo a.C. Ci vediamo martedì, arrivederci.